Con lo spettacolo La Bottega del Caffè di Carlo Goldoni, nel fine settimana appena trascorso è stata inaugurata la stagione di prosa del Teatro Marrucino di Chieti, diretta dal maestro Davide Cavuti. Composta nel 1750, La Bottega del Caffè è una delle commedie più importanti di Carlo Goldoni, che si sviluppa in un lasso di tempo che va dalle prime luci dell'alba alla notte in una Venezia alle prese con il carnevale. Portata in scena da tre grandi realtà produttive italiane, come il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Teatro della Toscana e Golden Art Production, al Marrucino di Chieti l'opera ha fatto registrare un tutto esaurito grazie alla notevole maestria della compagnia di attori capitanata da Michele Placido, protagonista della commedia che vive nel microcosmo di persone che gravitano in un campiello veneziano sapientemente disegnato dalla penna di Goldoni. Don Marzio, il nobile napoletano che osserva seduto al caffè questo piccolo mondo e i destini dei personaggi, è interpretato proprio da Michele Placido, attorniato da figure ambigue e interessanti che danno vita a una coralità di ritmi vorticosi che intersecano le storie. Prudenti, cauti e onorati. Momenti di commozione anche per l'omaggio che è stato reso al compianto Federico Fiorenza, direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo e direttore della stagione di prosa del Marrucino per molti anni, scomparso a settembre scorso a causa del Covid-19. A ricordarlo, lo stesso Michele Placido e il maestro Davide Cavuti, direttore artistico della prosa del Teatro Marrucino. Per ricordare una persona, un grande uomo di teatro, ma abruzzese, vorrei che c'è il direttore del teatro, Davide Cavuti, che ha organizzato... Stai qua, puoi venire a dire due parole sulla persona? Sì, un attimo però, dai. Vieni, sì. Ti fa pregare. Grazie a tutti quanti voi, devo ricordare questo grande personaggio a cui dedichiamo la nostra stagione, tutta la stagione teatrale della prosa, che è il maestro Federico Fiorenza. Cuore, perché è stato un grande direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo per tantissimi anni, portando la cultura teatrale in Abruzzo e dall'Abruzzo in Italia e all'estero. La serata inaugurale della stagione di prosa si era aperta con un breve saluto di Giustino Angeloni, presidente del Consiglio di Amministrazione della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino. Il livello è decisamente alto, in linea, devo dire, con le tradizioni, la grande tradizione della prosa al Teatro Marrucino. Quest'anno noi avremo 9 opere, 8 delle quali diciamo standard e una finale riservata agli abbonati in memoria di Anton Giulio Maiano, un nostro carissimo concittadino che ricorderemo anche con un premio intitolato appositamente a lui. I prossimi appuntamenti in calendario sono in programma sabato 5 e domenica 6 febbraio con Haber e Reale, che porteranno in scena lo spettacolo Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller.